¿Os sentís de alguna manera como un guante perdido o sin pareja cuando pensáis en nuestro país? Nosotros sí. Come un guante al che hanno arrebatato su otra metà. Il film parla di questo, no? Parla di una società di capitalista che smette di produrre sogni e desideri per la sua popolazione, o perlomeno per la parte più giovane e più formata della sua popolazione. Il capitalismo è questa macchina che da un lato ti regala dei desideri più o meno accessibili e dall'altro ti fa sentire piccolo piccolo, come una persona incapace di prendere in mano la propria storia e di scriverla con le proprie mani. Questi giovani che vediamo nel film, che vivono la paura, vivono il timore, vivono l'insicurezza. Sì, o sea, sì che llega un momento che te sientes, te da rabbia e coraje e dices buah. E quieres explotar. Il denaro è libero di muoversi con un tic su una tastiera e invece il movimento libero delle persone è permanentemente imbrigliato da muri, recinzioni, apparati di polizia. Quindi il mondo è libero per chi? Chi è libero in un mondo in cui 80 persone detengono la ricchezza in mano a 3 miliardi di persone? Chi è libero in un paese in cui il 10% delle famiglie detiene il 60% della ricchezza prodotta da tutti noi? Eres emigrante e quando llegas aquí, teniendo carriera o no teniendo carriera, a parte del nivel de inglés ovviamente, los trabajos a los que puedes acceder en principio es ser limpiador. L'Europa in questo è uno spazio in qualche modo interessante perché permette ai suoi cittadini di muoversi attraversando le frontiere. E allora che tipi di identità si costruiscono su questa mobilità? Sì, è mantenedor de, come lo decimos, camarero de piso. Siamo ancora ancorati a forme di identificazione con lo Stato-Nazione, no? Entro cui bene o male siamo tutti cresciuti o riusciamo a costruire altre forme di soggettività e di identificazione che fuoriescono appunto dai confini della patria, della tradizione. Desarrollarme sì, però generazione perdida io credo che no. Però perdida e hallada in altro sitio, non vi preoccupate. Sì, sì, nos hemos perdido. Es que esa educación que nos han dado es más que perdida, un poco frustrada. Generazione frustrata? Beh, in parte sì, perché ha dovuto prendere atto che un sogno di mobilità sociale che gli era stato venduto non esiste più. Che cosa significa passare anni sui libri, fra i corsi universitari, impegnandosi nella formazione per poi scoprire che il paese in cui abiti non ti dà l'opportunità di mettere a valore ciò per cui hai studiato. Però al tempo stesso non vorrei che cadessimo in una, come dire, in un immaginario eccessivamente vittimista di questa generazione. E ora, pues, parece que llega un momento che también lo piensa, dice, no, tengo 33 años, ahora ya no hay vuelta atrás, lo que tengo que hacer es seguir. Penso che sia una generazione che sta facendo i conti con il mondo che gli adulti hanno apparecchiato per loro e sta anche cercando di immaginare quali sono le forme di resistenza a queste condizioni. Però non mi stanno pagando poco per il conoscimento adquirito durante una generazione estremamente formata, capace, consapevole, che sta costruendo, diciamo, le forme attraverso cui mettere a valore la propria formazione culturale e cui, come dire, il cui agire sulla scena sociale lo vedremo nel giro di poco tempo. Quindi sì, la frustrazione è un sentimento anche interessante nella misura in cui crea un'indignazione, no? Nella misura in cui crea un'indignazione che è capace di generare orizzonti e possibilità di trasformazione sociale. E ora, pues, parece que llega un momento che también lo piensa, dice, no, tengo 33 años, ahora ya no hay vuelta atrás, lo que tengo que hacer es seguir pues peleándolo y buscándolo. Yo cada semana dedico pues por lo menos un par de horitas a la semana, hay días que más, hay días menos, pero a buscar ofertas de trabajo y a buscar trabajo de lo mío o mínimamente relacionado. Y lo que te da un poquito de moral estando aquí es que ves que todos los meses pues aparecen dos, tres ofertas nuevas, que es algo que en España no está, no existe a día de hoy, pues te da moral para seguir. Bueno, yo cuando era pequeñito quería trabajar con ballenas y... Ci racconta anche di una generazione che sta provando a immaginare un altro modo di funzionamento delle relazioni sociali, quindi lascia ben sperare. Stiamo di fronte a una generazione che sta innovando socialmente, che sta già immaginando
forme di sperimentazione sociale che ci conducono verso nuovi assetti di vita, nell'intimo, nel quotidiano, nella nostra vita di tutti i giorni. In Spagna, a partire dal 2010-2011, abbiamo visto la nascita di una generazione che ha iniziato a pensarsi in termini collettivi, no? Iniziata a pensare la propria condizione di precarietà, la propria condizione di un orizzonte chiuso, non più in termini individuali, attraverso il timore, attraverso la paura, attraverso la sensazione di inadeguatezza, ma ha provato a pensare questa propria condizione in termini collettivi. La cittadinanza si costruisce a partire dall'incontro di storie diverse. Io credo che se è venuto qui è perché non tengo nada. Se non tengo nada, aunque no me guste admitirlo, yo soy un emigrante. La migrazione c'è dietro una permanente produzione simbolica, no? Di egemonia legata alla produzione di stereotipi, legata alla produzione di etichette. Non puoi aprire il cammino nell'estranjero molto meglio che qui, hija. Ora, luego quando sei mayor, pues se passerà la mejor come a me, hija. Che la tierra tira. Tira a España, pues ya te compras tu casita, te viene aquí a parlar tu último día. Lo stesso fenomeno di cui parla il film lo potremmo raccontare per quanto concerne il nostro paese, no? A partire dalle decine di migliaia, centinaia di migliaia di giovani che partono ogni anno per provare a costruire altrove quello che non sono riusciti, quello a cui non gli è data la possibilità di costruire qui. La responsabilità sta nei fatti. Nel periodo in cui stavo in Spagna, parliamo di una società in cui lo Stato ha abdicato. Esa inversión no se está recuperando porque son gente que no está haciendo lo que tendría que haber hecho. Te preparas para hacer una cosa que luego no vas a hacer. Parliamo di una società che è stata catturata dalla voragine del debito e delle sue conseguenze. Parliamo di un mondo in cui i giovani che hanno avuto accesso all'università non hanno trovato la possibilità di realizzare, no? I sogni a cui hanno dedicato impegno ed energia. I giovani con formazione superiore in Spagna stanno nel paro. La tassa spagnola di desempleo juvenile, 56,4%, duplica la media europea. E allora di chi altri la responsabilità? La responsabilità sta nelle politiche che hanno chiuso un insieme di opportunità, che hanno chiuso un insieme di possibilità, in questo caso a una generazione che aveva passato anni della propria vita dedicati alla formazione. Io, de hecho, quando me vine non avevo intenzione di quedarmi, però luego es que ya no te puedes ir. Igual te puedes ir, pero las condiciones laborales son penose. Che, come dire, ciò che è interessante di questo del film che avete visto, che abbiamo visto, è proprio questa capacità di tenere insieme questi due aspetti, cioè da un lato il profondo sentimento di umiliazione generato dal collasso di un sogno e dall'altra la capacità di questi giovani di riprendere in mano la propria vita fra mille sofferenze e provare a rimmaginarsi. Cosa rimarrà e che cosa aprirà in termini di scrittura collettiva della storia questo sforzo di immaginazione lo sappiamo, però è importante cogliere il momento in cui siamo, il momento in cui appunto si prova a scrivere insieme pezzi della propria vita e pezzi della società che noi tutti abitiamo.